Presentati ieri i lavori di riqualificazione del cimitero di Sassari, fra questi una nuova camera mortuaria e i rinnovati uffici del front office, ma sono attese a breve anche altre novità. Ce ne parla Emanuele Floris. Terminati alcuni interventi di riqualificazione del cimitero di Sassari presentati ieri in conferenza stampa. Lavori durati circa 8 mesi per una spesa di 1 milione di euro stanziata dal Comune e dai servizi cimiteriali di Sassari. Attraverso un insieme di opere che hanno migliorato sia le camere mortuarie, sia gli uffici, quindi il rapporto col front office, con la cittadinanza, e poi in ultimo con una caffetteria e un bar per dare appunto anche un ulteriore servizio al cimitero in generale. Tra le novità anche un totem su cui digitando si potrà trovare la collocazione della tomba che si stava cercando. In rilievo poi le rampe di accesso per disabili, la sistemazione di un blocco loculi o la riqualificazione del piazzale di Viale Porto Torres. Il rifacimento della camera ardente, della cappella mortuaria, dove venivano prima stipate le bare dei defunti, quasi fosse un deposito ferroviario, ora diventa un punto dove si possa vivere quella fase di elaborazione del lutto immediato, che è la più difficile. Intanto sono addirittura d'arrivo altre opere, come quelle che porteranno i nuovi posti salma nel cimitero dell'Argentiera o alle manutenzioni straordinarie in quello di Sassari. Sicuramente ci saranno ancora degli altri interventi che renderanno il nostro cimitero un cimitero, scusate il termine che può apparire poco consono, un cimitero accogliente.